Grande Fratello, nuove pesanti polemiche su Anita Olivieri. A più riprese la concorrente è stata attaccata e ritenuta da più parti l'inquilina favorita. Si è detto spesso che la 26enne romana avesse accesso ad informazioni e notizie riservate. Questo grazie alla sua vicinanza con uno degli autori del reality. Accuse mai provate, ma tant'è. Nelle ultime ore si è scatenata un'altra polemica nei confronti di Anita. Durante la puntata di mercoledì 21 febbraio i concorrenti si sono ritrovati ancora una volta di fronte ai piramidali delle nomination. E in tanti hanno sottolineato la reazione della Olivieri quando ha scoperto il colore del suo piramidale. Ed è scoppiato il caso. Quando Anita Olivieri ha pescato il piramidale dorato avrebbe dovuto essere felice in teoria, visto che proprio quello le garantiva di essere salvata dalle nomination. Tuttavia il suo volto non esprimeva affatto gioia e così in molti hanno 2 più 2. Il piramidale, infatti, non serviva a scegliere chi salvare dalle nomination ma chi avrebbe lottato per accedere alla finale. Solo che Anita non avrebbe dovuto saperlo dal momento che lo stesso Alfonso Signorini ha spiegato tutto solo dopo che la concorrente pescasse il piramidale. È nato così il sospetto che Anita sapesse già tutto prima e si spiegherebbe in questo modo la sua espressione poco felice. Vabbè, ma Anita che era evidentemente in cata nera perché ha preso il piramidale dorato perché sapeva già che era per il finalista? Ha scritto un utente. Qualcun altro, invece, evidenzia che già Anita ne parlava, come se la cosa si sapesse già prima. Insomma, Anita Olivieri finisce di nuovo in mezzo ad un polverone, davvero sapeva qualcosa che non avrebbe dovuto?